Era. Eccoci qua. Buonasera, è l'alba delle 6 e abbondanti. E abbondanti. Quindi 6:30 passate. Sempre qua dal Bologna Nerd di Bologna. Immagino che sia a Bologna il Bologna Nerd, però alle fiere di Bologna. Esatto. Come si vede dai contenuti e dalle voci, siamo c'è della stanchezza, esatto. Diciamo, c'è, sembra di no, ma c'è. E niente, volevamo ringraziare tutti coloro che sono passati di qua, si sono soffermati, coloro che ci hanno seguiti sui social, in live, quelli che ci vedranno dopo. E niente, domani saremo ancora qua. Saremo ancora operativi, qua. Operativi, più carichi di prima. E basta. È la live della stanchezza, la live della chiusura. Abbiamo parlato di tante cose interessantissime, non ve le diciamo perché se guardate le altre live, perché non vogliamo dirvele. Molte delle attività che abbiamo fatto qua sono state registrate, poi verranno ridistribuite ai vari proprietari dei contenuti, esatto. E comunque verranno pubblicate sui vari social, le terremo informati assolutamente su dove verranno pubblicati. È stato molto bello perché abbiamo fatto le attività con i genitori, sì, quelle bellissime secondo me, molto bello, perché anche con Giuseppe, che è stato molto bravo, li ha trattenuti molto bene, ma poi anche ha fatto ragionare sia i genitori che i figli, e li ha fatti collaborare insieme. Sì, sono quelle cose che si danno per scontate, ma che in realtà sono delle dinamiche che non avvengono, no? È vero. Il ragionamento, prendi quell'altro. Sono quelle che non allora, vanno. Allora ce l'ha con te. Allora sono io. Eh sì. So. Comunque ho detto, sono quegli argomenti che ai quali non viene in mente di solito, si danno un po' per scontati, ma non ci si sofferma mai a ragionarci veramente. È vero. Anche perché poi molto spesso non si gioca con i propri figli, non si gioca con i propri genitori anche, perché non si condivide l'esperienza. Sì, tante volte c'ha sempre ragione mia moglie, porca vacca. Vabbè, questo è così per dire che rimanga scritto negli annali. Sì, sono cose, tante volte il gioco con il figlio viene visto quasi come, vabbè, lo faccio per lui, e magari il figlio dice, ma che palle, ma con tutte le persone, giocare con mio papà che è un vecchio, perché poi ti viene quello e dici, preferisco giocare con i miei coetanei, con i miei amici, e basta. Tutto questo sto pensando che a fine giornata ho imparato come usare il microfono. Ma io te l'ho detto fin dal principio, lo devi appoggiare qua. Però se me lo dici te ha una valenza, se lo dici mia moglie è un'altra. È così. Poi dopo ci sono state anche le attività di Edugamers. Sì, anche Edugamers, che è un'altra società sempre a supporto delle famiglie che vogliono avvicinarsi, vogliono cercare un punto di incontro tra genitori e ragazzi, quindi hanno bisogno di supporto. C'è questa società, anche lì abbiamo intervistato delle persone molto interessanti, molto simpatiche, domande più o meno banali, più o meno scontate, che però talvolta hanno lasciato risposte inaspettate, inattese, soprattutto il soffermarsi a ragionare su determinati argomenti, anche se mi ripeto, che danno per scontato, che vengono dati per scontati, non è mai male ogni tanto prendersi una pausa e pensare alle cose che generalmente ci scivolano via. Questa, esatto, un attimo di filosofizzazione. La filosofia delle 6:30 di, esatto, sera è questa. Va bene, allora io direi che possiamo ringraziare anche Ambra che ci ha dato un grande supporto.
Giuseppe. Beh, che... potete anche venire qua a salutare, esatto, vero, perché stanno là, ci guardano male, poi esatto. Dopo sembra che magari non c'è nessuno, vieni pure qua in mezzo, Ambra. Poi sembra che non c'è nessuno che ci inventiamo gli amici, invece no, sono reali i nostri professionisti. Ci siamo, con le facce travolte però ci siamo. Do un consiglio, il microfono tienilo così. Ecco, così, adesso che abbiamo imparato, esatto. Vedi. E ringraziamo, come diceva Mattia, ringraziamo Ambra, ringraziamo Giuseppe. E... ma grazie a voi, è stato un piacere, anzi. E basta. Ci siamo divertiti. Quindi con questo io concluderei, anzi farei concludere a Vernizzi i saluti della giornata. Sassa. Direi che è stato molto bello. Ecco, mi si vede. Eccoci. Copo un po', Giuseppe. È stato molto bello, molto interessante. E vi invitiamo a venire domani. Noi siamo qua. Venite a trovarci, seguiteci. E divertitevi. Esatto. E videogiocate. Comportatevi bene. Sempre. Va bene. Buona serata a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Che devo tenerlo così il microfono. Ma non